La scienza dei cosmologi pluralisti, in realtà solo di quelli ilozoisti, cioè organicisti, perché? Non perché Democrito non abbia fatto scienza, anzi ne fece a dismisura, più sicuramente, più di Empedocle e di Anassagora anche messi insieme, soltanto che, come già vi avevo detto, per vostra fortuna, forse, in realtà per fortuna, non abbiamo nessuna opera e anche pochissime o quasi nessuna testimonianza sull'attività scientifica, sugli esiti dell'attività scientifica di Democrito. Invece sappiamo qualcosa per quanto riguarda Empedocle e Anassagora, e in più sappiamo molto, relativamente molto, del fondatore, quantomeno di uno dei fondatori principali della scienza medica, ovvero il famoso, credo, Ippocrate, che si collega comunque, che vive assolutamente contemporaneo di Democrito e si lega alla filosofia però più dei cosmologi pluralisti ilozoisti. Quindi è un esempio comunque di scienza dei cosmologi pluralisti, cioè di scienza legata alla loro filosofia. Allora, Empedocle, che come sappiamo si presentava come mago, guaritore, addirittura come Dio, non diversamente che Pitagora, però fece effettivamente anche attività scientifica, attività di ricerca tecnica, per esempio, a livello della medicina, studiò la respirazione polmonare, studiò il funzionamento del cuore. Come biologo sappiamo che si occupò di come si formano e si schiudono le uova, i diversi tipi di uova. Non sappiamo poi a quali risultati giunse, perché non abbiamo testimonianze, le testimonianze sono limitate. Perché te la dico? Dimmi. Forse inventò la frittata, no, questo stavo pensando, ma non lo sappiamo. Poi si occupò anche di ricerca scientifica in ambito fisico, per esempio della riflessione della luce. Sapete, no, la differenza che avete studiato tra riflessione, rifrazione, diffrazione. Chissà se aveva già intuito, può darsi che nel caso della riflessione l'angolo di incidenza è uguale, no, all'angolo di riflessione, e quindi in questo senso, no, la base della differenza tra riflessione e rifrazione, no, che poi è la spiegazione, vi ricordate, ne abbiamo parlato come spiegazione delle illusioni ottiche, no? Ma a livello sempre fisico si occupa anche di come, no, fa ricerche sull'evaporazione dell'acqua, no? Come evapora l'acqua, qual è il processo. Quindi qui siamo già in realtà a livello di fisica chimica, no? Chissà che cosa ne dedusse, non lo sappiamo. Si occupò ovviamente di astronomia in particolare, e questo si lega strettamente alla sua filosofia. Studiò come funziona, come si svolge il ciclo stagionale. No, ricordate che già Anassimandro sembra avesse individuato, no, i solstizi e gli equinozi. Empedocle probabilmente studiò proprio i passaggi intermedi, no, quindi le caratteristiche, le mutazioni sia della flora sia della fauna, probabilmente più della flora, in relazione alle varie stagioni, ai vari momenti delle quattro stagioni.
tanto per dire un'ulteriore stupidaggine, magari inventò la pizza a quattro stagioni. Sicuramente, no, sapete che ha messo le quattro stagioni alla base della sua visione del cosmo, no? Le ha dilatate a livello di ciclo cosmico, cioè in realtà poi dal suo punto di vista il ciclo stagionale è in piccolo, no, il prodotto del grande ciclo cosmico, che però ha la stessa struttura, no, ha la stessa forma. E questo adesso cominciamo a toccare un aspetto interessante della sua concezione scientifica, ma prima bisogna anche dire che l'Empedocle Mago fu anche un tecnico, un valentissimo tecnico, cioè uno che metteva le mani in pasta, si dava da fare anche con le mani. Per esempio, cioè, appunto, ci sono testimonianze sul fatto che migliorò le tecniche di fabbricazione dei vasi, che nell'antichità i vasi erano importantissimi. Come, in che modo, non lo sappiamo. Inventò, quali non lo sappiamo, nuove tecniche per travasare i liquidi da un vaso all'altro. Forse sapete quella semplicissima, no? Come fai a travasare un liquido in un vaso pieno, in un vaso vuoto? Se è troppo pesante e sono vasi enormi, non li puoi spostare. No, e se fai, certo, così ci metti una vita. Invece, se metti il vaso, no, il vaso, poniamo vuoto, che puoi spostarlo, a un'altezza inferiore, sotto, no, a un livello, qui c'è il vaso grande, per terra metto il vaso vuoto, un tubo nel vaso grande, succhi un attimo, aspiro un attimo, e poi l'acqua si travasa automaticamente dal vaso più in alto al vaso più in basso. Lo sapevate? Potrebbe essere, no? Non lo sappiamo, potrebbe essere, anche perché è una cosa abbastanza elementare, bisogna capire se avevano la capacità di fare dei tubi, perché i tubi sono qualcosa, devono essere un po' gommosi, quindi potevano fare, non lo so. Comunque, per darvi un'idea è questa. Ancora, a livello tecnico si occupò di come si fanno i colori, era fondamentale, i colori mica si trovano per la strada, di come si fanno e di come si miscelano tra di loro per ottenere varie sfumature, ma anche, no, come sapete, cos'è, giallo-verde messi insieme danno blu, no? Una roba del genere. Voi siete dei pittori esperti? No? Bene. Quindi, sì, per lui essere mago, adesso poi lo vedremo, comprendeva questo. Ma perché allora si qualificava come mago? Meglio poi si sarebbero chiamati questi tipi di strani di scienziati tecnici, maghi naturali, da cui magia naturale. Il tipo di scienza tecnica che pratica Empedocle, che lascia in eredità alla cultura antica, perché viene chiamato magia naturale, non ha nulla a che vedere con Maga Magò, no? con le fatine della Bella Addormentata nel bosco, non c'è, con la bacchetta magica, non è la magia naturale. Che cos'è la magia naturale? La magia naturale è innanzitutto una teoria che ritiene che tutte le cose siano viventi, ha una base illusoristica. Tutto è vivente, non solo però, tutte le cose sono isomorfe, cioè hanno una struttura di base uguale, una medesima conformazione uguale. Tutte le cose sono diverse, però in modo diverso esprimono la stessa configurazione di base, una medesima configurazione di base che è quella anche dell'intero cosmo, no? Come nell'esempio che avevo fatto prima, del rapporto tra il ciclo cosmico, odio, meglio,
inimicizia, conflitto, contesa, amicizia, contesa, rispetto a primavera, estate, autunno, inverno, ok? Ma questo che cosa comporta? Comporta che tutte le cose, in quanto viventi, sono tra loro connesse, collegate, hanno rapporti di attrazione o repulsione, appunto, di amicizia oppure di inimicizia, conflitto, di attrazione o repulsione. Okay, quindi in questo senso la natura è un grande intreccio di questo tipo di relazioni, e questa è la teoria, la base teorica, no? E quindi se tu conosci esattamente le relazioni, quali relazioni di attrazione e repulsione legano, non so, l'albero, un'erba al tuo organismo, no? Al corpo umano, puoi sfruttare, no, queste relazioni, e quindi puoi sfruttare queste cose naturali a proprio beneficio, per migliorare per esempio il tuo stato di salute. È molto importante questo aspetto, perché la magia naturale introduce l'idea che la conoscenza della natura può permettere di dominare, di usare, di sfruttare le forze naturali, di mettere le forze naturali al servizio dell'uomo. In questo senso, questo particolare tipo di... Guardate che fa parte della magia naturale, è un momento e anche una parte della storia della scienza. Vedremo che percorre tutta l'antichità e poi ha una fioritura in modo particolare nel 400 e nel 500. Apre in un certo senso, per certi aspetti, apre la strada alla scienza moderna. È il preludio della scienza, sarà il preludio della scienza moderna. Si basa a livello di logica, si basa su un procedimento naturalmente empirico, osservativo, induttivo, ma diverso, cioè di tipo analogico. Allora, distinguiamo in questo senso, possiamo distinguere in questo senso l'induzione per enumerazione, due tipi di induzione. L'induzione per enumerazione, che è quella che già conosciamo, ovvero Rintintin ha quattro zampe, Fido ha quattro zampe, Bracobaldo ha quattro zampe, per enumerazione 1, 2, 3, tutti i cani sono quadrupedi, ok? Invece per analogia vuol dire, per esempio, questo succederà, poi vedremo nel 500, io osservo il sole, osservo le stelle nel firmamento di notte e dico, ma queste due cose sono luminescenti, hanno questa caratteristica in comune. Dunque, se il sole è una palla infuocata e intorno al sole, no, questo poi... Adesso vi faccio un esempio nostro, no? È di tipo eliocentrico. Intorno al Sole girano degli altri astri, allora magari anche le stelle sono dei soli, no? E intorno a loro girano degli altri astri, cioè i pianeti. Ok? Induzione per analogia, per somiglianza. E adesso invece vi faccio un esempio, che è quello che sappiamo, che conosciamo, c'è stato tramandato, che usava Empedocle. Ovvero, perché sulla terra ci sono i laghi, i mari? Che cosa sono? L'acqua del mare, l'acqua dei laghi, da dove viene? È il sudore del corpo terrestre. Così come, siccome c'è un'analogia tra tutti i corpi, quindi anche tra il corpo degli animali, in particolare il corpo umano e il corpo della terra, così come noi sudiamo quando... in particolare quando siamo accaldati, quando la temperatura aumenta, oppure quando corriamo, allo stesso tempo la Terra
suda. Come si spiegano i mari, l'origine dei mari? Perché la terra suda, quindi da un lato l'acqua originariamente all'interno della terra, ma dall'altra, no? Altra deduzione, l'interno della terra è caldo. L'interno della terra più si va in profondità più è caldo, perché altrimenti non si spiega il sudore. La terra è calda. Ok. È chiaro come funziona la... Quindi dalla somiglianza tra, analogia tra corpo terrestre e corpo umano o corpo degli animali, Empedocle ricava la spiegazione dell'origine dei mari, dei laghi, dei fiumi, ma anche no, la temperatura interna della Terra. Ok? Bene. Passiamo invece ad Anassagora. Anassagora si occupa soprattutto, per quello che ne sappiamo, di astronomia. Sappiamo che ebbe l'opportunità di osservare, studiare un meteorite caduto in Grecia o comunque da quelle parti nella sua epoca. E quindi da questa esperienza ricavò la tesi che il Sole è una grande pietra infuocata, una grande roccia infuocata, che le comete, ricordatevi che ogni tanto gli antichi vedevano le comete e dicevano... No, per loro era un evento straordinario, perché le comete, a differenza del Sole, delle stelle del firmamento, della Luna, no? Sapete, sono cicliche, non ci sono sempre, no? A un certo punto appaiono e poi scompaiono, e quindi tanto è vero, no, che una cometa è diventata il simbolo della nascita di Gesù Cristo, proprio perché segnalava in generale, per gli antichi le comete segnalavano degli eventi straordinari, no? Siccome erano straordinarie, sia perché appunto ogni tanto arrivavano, poi sparivano, perché avevano questa forma strana. Allora, anche in questo caso, Anassagora dice, sono rocce no, che stanno bruciando e che emettono, perché hanno questa strana coda, perché sono le scintille che il fuoco rilascia, sono scintille infuocate. Quindi, però, noterete, una spiegazione molto naturalistica. Vi ricordate che fu accusato di impietà, cioè di ateismo? No, proprio perché invece per gli antichi gli astri, i pianeti, quelli che per noi sono i pianeti, che infatti portano ancora il nome degli dei antichi, erano esseri divini. Dunque dire no, guardate che il Sole non è il dio Elio, il dio del Sole, ma è una roccia infuocata, no, voleva dire gli dei non esistono, no? Almeno per gli ateniesi voleva dire questo. Ma perché ancora si credevano in una religione, no, sappiamo, di tipo antropomorfico, banale. Va bene, poi ancora, Anassagora sostiene che a noi il Sole sembra di quelle dimensioni che vediamo di giorno quando non ci sono le nuvole, ma in realtà è molto molto più grande, lo vediamo di quelle dimensioni relativamente piccole, solo perché è molto lontano da noi, è una questione ottica. Lo stesso vale per la Luna, no, tra l'altro ricordiamoci che a volte la Luna, quando appare all'orizzonte, quando sorge, soprattutto se è vicino a un oggetto tipo una montagna, no? Un albero, oppure per noi un palazzo, la Luna sembra enorme, no? Avete presente? E poi si riduce. No, altro esempio di illusione ottica, altro esempio che sicuramente Parmenide poteva portare a favore, ma anche Zenone, no? A favore delle loro tesi, no? I sensi ingannano, ma come? Come fa un astro a cambiare dimensione, no? Dopo un'ora, da enorme così, no? a piccolo così, no? Comunque anche la Luna ha una dimensione diversa da quella che vediamo, e comunque più piccola di quella del
è in realtà più piccola la Luna del Sole. In più, dice Anassagora, la Luna, questo però l'aveva già detto anche Parmenide, la Luna non brilla di luce propria, la Luna in realtà è opaca, brilla di luce riflessa dal Sole, la sua superficie è come quella della Terra. La Luna è una piccola Terra, tanto è vero che addirittura Anassagora dice che è abitata, che sicuramente ci sono degli abitanti umani o simili agli uomini anche sulla Luna. In più, infine, tesi interessantissima, sostiene che devono esistere delle lune, cioè dei corpi opachi, oggi noi li chiamiamo pianeti, anche intorno alle stelle del firmamento notturno, alle stelle che si vedono in cielo la notte, quelli che oggi chiamiamo esopianeti, pianeti che non fanno parte del nostro sistema solare, ma fanno parte di altri sistemi solari, che pensate, sono stati osservati sperimentalmente soltanto a cominciare da questo millennio, dal terzo millennio, cioè da una ventina d'anni al massimo. Anzi, diciamo, gli avvistamenti proprio diretti sono anche più recenti, sono proprio dell'ultimo decennio, poi c'è stata una moltiplicazione, non so se avete seguito queste ricerche, però già Anassagora in questo senso lo sosteneva. Ma Anassagora elaborò anche una teoria, bozzò, almeno per quello che ne sappiamo, una teoria dell'evoluzione. In realtà non fu il primo, forse qualcuno si ricorda che già Anassimandro si attribuisce una prima teoria evoluzionistica, perché qualcuno ha testimoniato che Anassimandro sosteneva che gli uomini in origine erano delle creature marine, cioè che la vita era nata nell'acqua, gli animali erano nati nell'acqua, poi appunto sono usciti dall'acqua e poi sono diventati uomini. Empedocle anche lui, riprendendo questa teoria abbozzata di Anassimandro, invece però è più fantasioso, è anche un po' da film horror, sosteneva che all'inizio gli animali erano delle membra sparse, erano un mucchio selvaggio di membra sparse che si raggruppano tra di loro, all'inizio si raggruppano in modo disordinato dando origine a mostri, e poi finalmente ce la fanno e quindi, per esempio, si compone dal giusto ordinamento, dalla giusta unione di varie arti, si compone il corpo umano, così nasce il corpo umano. Sì, un po' scappato per aria, ma però comunque è una concezione di tipo evoluzionistico, capite? Cioè, che cosa c'è di evoluzionistico? No? Non si sostiene che esistono delle specie originarie così, che tutte le specie sono nate così, già fatte e finite, e sono sempre da quando sono nate, cioè dall'origine del cosmo, uguali ad oggi. Ok? Cosa aggiunge Anassagora? Anassagora è più raffinato, sostiene sempre che appunto in origine le prime forme animali erano marine, poi sono appunto diventati terrestri, sono usciti dall'acqua e si è sviluppata, nata la specie umana, che ha avuto una sua evoluzione, quindi parla di evoluzione della specie umana, basata sulla manualità e sull'intelligenza. Cioè, lui non, forse non usava questa espressione, ma molto probabilmente la implicava, l'espressione del pollice opponibile. No? Sapete che una delle differenze fondamentali del corpo umano rispetto ai primati, in generale a tutti gli animali, è avere il pollice degli arti superiori opponibile, e quindi essere dotati di manualità, che è tutt'uno anche con la deambulazione eretta, perché appunto grazie alla deambulazione eretta le mani sono liberate e possono appunto essere usate per manipolare, per fare, per, no, tecnicamente, per fabbricare, produrre
e per Anassagora, ve l'avevo già detto, è molto interessante, va ribadito, la manualità è tutt'uno con l'intelligenza, lo sviluppo della manualità corrisponde allo sviluppo dell'intelligenza e viceversa, quindi più l'uomo diventa tecnico, faber, homo faber, più diventa intelligente e viceversa, più diventa intelligente, più diventa tecnico e quindi, ma questo l'avevamo già detto, quindi possiamo anche poi andare avanti, Anassagora esalta il valore della tecnica. Vi ricordate, una teoria scientifica per essere tale deve avere anche una applicazione tecnica vantaggiosa, funzionale. Veniamo finalmente alla medicina e a Ippocrate. Allora, in realtà la medicina era Ippocrate, la medicina era già nata nel VI secolo nella cosiddetta scuola di Cnido. Cnido era una isoletta sempre davanti all'Anatolia nel Mare Egeo, quindi sempre nelle colonie ioniche. Però i medici di Cnido praticavano la medicina soltanto come patologia, cioè come studio delle malattie del corpo, del cattivo funzionamento del corpo, e come ricerca di rimedi in base a un empirismo radicale, cioè caso per caso, non si può generalizzare, ogni malattia è un caso a sé stante, ogni malato è un caso a sé stante, ha bisogno di una cura ad hoc, di una cura personalizzata. Successivamente, tra la fine del VI e l'inizio del V, il medico Alcmeone, qualcuno se lo ricorda? Perché era, viveva a Crotone. Pitagora va a Crotone anche perché c'era già questa famosa scuola medica, nuova scuola medica di Alcmeone, che invece allarga la medicina anche alla fisiologia, quindi non studio solo delle malattie del corpo umano, patologia, fisiologia, studio del funzionamento sano, della sanità del corpo umano, perché non si può capire la patologia senza la fisiologia. Per capire qual è, cioè se una malattia è una malattia e quanto, come è una malattia, bisogna capire innanzitutto qual è la sanità, come funziona il corpo umano quando è sano. Quindi allargamento, no, della scienza medica, e poi base teorica, cioè Alcmeone sostiene che no, occorre trovare delle cause comuni. Quindi generalizza, ma generalizza molto, e alla fine arriva, diciamo così, ad una teoria per cui tutte le malattie dipendono da uno squilibrio interno. Uno squilibrio interno, dalla rottura dell'equilibrio interno del corpo, dovuta a fattori esterni, a fattori patogeni esterni, alla influenza dell'ambiente. Però attenzione, che Alcmeone è grandissimo perché usa per primo forse la dissezione dei cadaveri, e quindi per primo, da quello che noi ne sappiamo, sostiene che le sensazioni dipendono dal cervello, perché scopre i nervi che collegano, no, per esempio le mani alla testa, al cervello, e quindi sostiene che l'organo conoscitivo dell'uomo è il cervello, che l'organo direttivo del corpo umano è il cervello. Ippocrate, però, appunto, solo con Ippocrate, diciamo, la medicina acquista uno status, scientifico degno di questo nome, vero e proprio, in particolare perché Ippocrate per primo sostiene che le malattie sono dei fatti del tutto naturali, cioè non hanno alcun significato divino, alcuna implicazione religiosa. Per capire l'importanza di questa affermazione,
che si lega, no? Si lega alla tesi di Anassagora, per cui il sole e gli astri non sono dei, ma sono semplicemente rocce infuocate o non infuocate, a seconda dei casi. Forse lo sapete, esisteva una medicina sacra, una medicina religiosa, prima della nascita anche della scuola di Cnido, della medicina scientifica. C'era, per esempio, c'era il famoso santuario di Epidauro nel Peloponneso, dove andavano i malati gravi che venivano curati, no, facendoli rilassare, facendoli dormire, facendoli soggiornare in questa oasi di pace, di tranquillità sacerdotale, gestita da sacerdoti sotto l'egida del dio Asclepio, no? Il dio Asclepio era il dio, appunto, il dio medico, il dio che curava. E dovevano dormire, e la guarigione avveniva in questo modo, no? Attraverso il riposo, attraverso i sogni, attraverso l'influenza divina che... Bene, è chiaro che si basavano molto, in certi casi parzialmente funzionava, si basavano molto sull'effetto placebo, che credo sappiate più o meno, no, la suggestione, e sul fatto che il corpo ha capacità di autoguarigione naturali, noi siamo dotati naturalmente di una certa capacità di autoguarigione, quindi chiaramente funziona meglio in certe condizioni, per esempio se sei meno stressato, e quello sicuramente, no, il soggiorno ad Epidauro era come un soggiorno in un stabilimento termale, no, per capirci. Bene, e quindi in questo senso, per esempio, Ippocrate sostiene che l'epilessia, che era considerata una malattia sacra, no, un invasamento divino, invece era semplicemente una malattia nervosa, una malattia psichica. È così avanti Ippocrate, che ammette che esistano anche non solo malattie fisiche, organiche, ma anche psicologiche. La psiche per lui faceva parte dell'organismo, del corpo umano, era una parte del corpo umano, quindi ci possono essere traumi fisici ma anche traumi psichici dovuti a conflitti emotivi interni, quindi in questo senso molto avanzato. Mi rimane pochissimo tempo, diciamo che allora cerca di sintetizzare la posizione della scuola di Cnido e quella della scuola di Alcmeone, cioè la medicina come scienza deve essere sì teoria, cioè ricerca delle cause comuni e anche quindi poi delle cure comuni dei diversi tipi di male, classificazione delle malattie, riconduzione di ogni tipo di malattie a una stessa causa, a uno stesso insieme di cause, e quindi cura specifica per ogni malattia in generale, quindi non caso per caso, ma le teorie medico-scientifiche devono sempre essere confrontate, controllate e quindi revisionate, no, aggiornate, modificate in base ai singoli casi, in base alla specificità dei singoli casi di malati, di malattie. Quindi una continua interazione tra teoria e esperienza, no? Tra generalizzazione e invece singolarizzazione. Poi sostiene, molto importante, che la medicina consiste, no, innanzitutto come si imposta una cura, no? Innanzitutto ci vuole l'anamnesi. Anamnesi vuol dire ricordo, cioè bisogna ricordare, recuperare tutta la storia clinica di un paziente. Cioè il paziente innanzitutto deve essere, no, deve dire, no, tutta la sua storia passata, ricordare tutte le sue malattie, ma anche, no, dove ha vissuto, come ha vissuto, ok? Anamnesi. Quindi il passato, diciamo così, il passato medico del singolo paziente. Diagnosi, anamnesi, no? Avete capito ben bene? Diagnosi cos'è? Lo sapete? Diagnosi è l'analisi della malattia del paziente. No? Che male è? Riconoscimento, l'individuazione del tipo di malattia, di qual è la malattia. E poi prognosi vuol dire...
previsione fondata, previsione su basi scientifiche, sulla base della diagnosi, della possibile guarigione, dei suoi tempi. In quanto tempo potrà, innanzitutto se potrà guarire, il secondo in quanto tempo potrà guarire, grosso modo, no? E a questo punto finisco, cosa avete adesso? Usciamo. Uscite questo. E guarda, non sapete la cura, scusate. E a questo punto ci vuole chiaramente la cura, no? Ci vuole la cura, però la cura implica, non vi dico altro, implica appunto la conoscenza dei tipi di cause specifiche. Questo ve lo lascio da studiare per conto vostro, però finite voi la tappa, completate la tappa che comprende appunto la tipologia delle cause di una malattia e la tipologia delle cure, ok? E poi interessa tutti da vicino, è la vostra salute.